Quindi faccio una dichiarazione di morte. Come stai? Come stai? Voglio Andrea. Voglio Andrea. Mamma mia, ma tu lo sai che questo video lo metteremo su YouTube e ad Andrea lo pariranno addosso tutti i suoi amici poi. Hai capito? Non ho già fatto niente con me, quindi. Diciamo, Andrea non te l'ha dato, diciamo. Diciamo che anche la speranza è l'ultima a morire. Diciamolo. Vabbè, dopo, suppongo che dopo avervi visto in determinate condizioni che non ricordo neanche, mi sa che meglio. Mi sa che seppure avevo una testimonianza. Era bella, Era bella. Che mi ha tipo pure a me. Un primo piano al maglione, grazie. Aspetta, sì. È bello, è bello. Ma guardi il maglione suo. Peppe, che anche lui è stato male, però ha avuto la febbre. E sta male. No, ma non è che... Non so. Teresa, fai un saluto. No, no, no. Anita e Ciro, reduci dalla smontata di Altalena. Ciro, infermiere, io assistente sociale. Infatti. Come prima? Metti in macchina tua allora. Valeria, supporto. Facciamo un saluto alla proprietaria di casa. Ange, hai qualcosa da dichiarare? No, ma non vuoi dichiarare niente? Preferisco no comment. Dai, è meno acido però. Ti sei divertita? Poteva andare meglio. Mi stai suggerendo le battute? No, dico le impressioni. Ma anche tu sei un po' ubriaca, vedo che barcolli ma non molli. Anita. Il testa. Vedete Fantoti, perché comunque il collegamento facciamo. Il maglione di Andrea. Il maglione di Ersilia, bellissimo. Guardi, scusami se è poco. Fa vedere le tette. No, guardi, a tutti quanti. Abbiamo capito che hai le tette. Ho capito che hai le tette. Rita, tu che sei la padrona di questa macchinetta, che dichiarazione. È bella questa macchinatura. È bella la macchinetta. È bella, bella. Viva Vittorio. Viva le braghette aperte. Gli uccelli morti. Le braghette. Ibra, ciao Ibra. Ibra, fatti salutare. Fai salutare Ibra. Ciao, abbaialo.